Direttore, siamo qui a commentare un 4-0, risultato detto anche in telecronaca, probabilmente bugiardo per quello che ha conquistato il primo tempo. È un Ludo Stravagnese che esce a testa non alta ma altissima, appunto nonostante questo punteggio così rotondo. Sì, diciamo che non era questa la partita dove dovevamo cercare di trarre il risultato finale, diciamo, della vittoria, perché a parte l'affrontare una squadra di rango superiore, qual è il Bocale, che milita in eccellenza da tanti anni, voglio dire, esperienza e tutto, noi ci siamo avvicinati a questa gara con l'intento primario di osservare da vicino alcuni giovani. Infatti c'è stato un ampio turnover, voglio dire, i ragazzi hanno tenuto benissimo il campo, anzi io faccio i complimenti a loro perché nonostante una squadra imbottita di giovani e costruita di sana pianta ex novo, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo colpito due traverse. C'è un po' di rammarico per come abbiamo preso gol, perché ovviamente non fa piacere mai perdere, né tantomeno il risultato, come dicevi tu, è un po' ampio rispetto a quello che si è visto in campo. Sinceramente i ragazzi sono spesi bene, dà fastidio aver fatto fare loro qualche marcatura di troppo su qualche leggerezza, ecco, diciamo così. Comunque, se la Ludo Stravagnese vista soprattutto nella prima ora di gioco oggi sarà quella che si vedrà anche in campionato, insomma, vi potrete divertire. No, io sono sicuro che insieme al mister Aquilino abbiamo costruito una squadra importante. Non dimentichiamo, ovviamente non è che faccio riferimento agli assenti per la gara odierna, perché non sarebbe irrispettoso nei confronti di chi ha giocato, ma abbiamo fuori gente come Pangallo, Ventura, Cutrupi, Chilà, Scilipoti, non vorrei dimenticarne altri, Vigoroso, quindi voglio dire, regalare tra virgolette sette persone importanti a una squadra come quella del Bocale, diciamo, non era cosa agevole sopperire, però questo non significa che chi è sceso in campo non ha dato il 100%, e noi siamo contenti di questo. Ovviamente saremmo ipocriti a dire che abbiamo visto solo cose buone, abbiamo visto anche cose non buone, e su queste cose non buone dobbiamo cercare di lavorare, e gli errori servono per dare consapevolezza anche ai ragazzi stessi che non ci si arriva mai nel calcio, non ci sono traguardi raggiunti e ci si deve sentire sempre in discussione, alla ricerca se non della perfezione, ma di giusti meriti per poter avere la meglio su un avversario. Mister Aquilino, le note liete, nonostante il punteggio così rotondo, ci sono e sono tante. È stata una Ludo Stravagnese, soprattutto per la prima ora, fino al 3-0, perlomeno quando la partita era ancora in bilico, che ha davvero fatto bene e ha messo in grosse difficoltà il Bocale. Sì, hai detto bene tu. Sinceramente noi eravamo alla ricerca più che altro della prestazione che ci aiutasse soprattutto a trovare una condizione ottimale in funzione del campionato che alle porte. Non era certo oggi che la Ludo Stravagnese doveva fare il risultato. Francamente siamo venuti qui alla ricerca di meccanismi nuovi, qualcuno che ha avuto meno minutaggio, in quanto mercoledì avevamo già giocato, ha fatto minutaggio e questo è stato importante. E sinceramente fino al 60esimo la prestazione, devo dire, chi non ha visto la partita può pensare ad un risultato così eclatante, ma in realtà siamo stati bene in campo, abbiamo tenuto botta con una squadra di categoria superiore, noi stessi avevamo qualche assenza di troppo, anche se non è un alibi, però allo stesso tempo è stato un modo per verificare qualcuno che aveva giocato meno. Mentre mercoledì ci tenevo tantissimo al risultato, in quanto affrontavamo una squadra di pari categoria, non era di certo oggi che andavamo alla ricerca per fare voli pindalici o per puntare a chissà che. Certo, era importante vedere determinate situazioni, ci siamo resi anche conto noi del materiale che abbiamo a disposizione, soprattutto con i giovani, e capire pregi e difetti che abbiamo all'interno e ne siamo ben consapevoli. Fermo restando che soprattutto il primo tempo ho visto ottime cose e credo che il passivo sia un passivo pesante inizialmente. Comunque va bene così, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di lavorare ancora meglio per il futuro. Una nota positiva secondo me che andrebbe sottolineata è che fino al 90esimo, nonostante il risultato, la Ludos ha continuato ad attaccare, la squadra non si è mai fermata,
voleva comunque cercare almeno il gol dell'orgoglio, diciamo così. Sì, ma i ragazzi lo sanno, le mie squadre devono essere battagliere dall'inizio alla fine, indipendentemente dal risultato. L'impegno non deve mancare, la cognizione, l'intelligenza tattica, anche nei momenti di difficoltà devi stringere i denti e non ti devi abbattere, perché il calcio è questo, succederà, è successo oggi, speriamo che non succeda in futuro, me lo auguro, però va preventivato e fa parte del percorso di crescita di una squadra abbastanza giovane, se andiamo a vedere a livello anagrafico dei giocatori che abbiamo in organico. Direttore, il punteggio dice 4-0, anche se il vocale per arrivare a questi 4 gol ha dovuto un po' faticare, soprattutto nel primo tempo. C'è tanta qualità in organico, soprattutto in attacco, però ancora qualcosina da migliorare forse sul piano della personalità. Sì, ovviamente è un risultato un po' bugiardo, nel senso che nel primo tempo noi siamo andati sul 2-0, ma a livello di gioco siamo andati male. Sono contento perché si sono sbloccati gli attaccanti. Noi specialmente nella seconda metà del primo tempo abbiamo avuto molta difficoltà a trovare le giuste misure. Dopo il cambio di Keita abbiamo perso 20 minuti tutta la seconda parte del primo tempo cercando di capire esattamente quali dovevano essere i movimenti difensivi. Loro ne hanno approfittato e sono venuti fuori molto bene. Sono una squadra secondo me attrezzata per fare bene in promozione, è vero che ne avevano diversi giocatori fuori, però hanno fatto bene per 60 minuti, poi noi avanti abbiamo molta più qualità e alla fine questa qualità ha deciso la partita. Ecco, il reparto offensivo l'anno scorso è stato un po' il punto debole del vocale, perché tra i vari infortuni di Postorino, l'assenza di Rugazze che c'è stata intermittenza, insomma quest'anno almeno le premesse con questi 6 gol, 4 di Achaval, 2 di Serrago in 180 minuti, si spera possa essere un anno diverso. Sì, io non posso dire che gli attaccanti che noi avevamo l'anno scorso fossero privi di qualità, perché Tonino Postorino e Bubo Rugazze probabilmente singolarmente hanno anche più qualità di quelli che abbiamo adesso. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere con noi Achaval, che comunque è una prima punta naturale, ci fa giocare in un certo modo, e quindi ci consente anche di creare più spazi per gli inserimenti. Sono contento per Serrago perché ha passato un periodo insomma non proprio felicissimo. Ambientarsi non è stato semplicissimo, questi 2 gol spero che lo aiutino a sorridere un po' di più e quindi poi ad andare sempre meglio. Direttore, 4-0, risultato rotondo, forse un pochino bugiardo possiamo ammetterlo per quello che si è visto perlomeno nella prima ora di gioco, con un'ottima Ludos Ravagnese che ha messo alle strette il vocale, che però ha tanta qualità in avanti e lo ha dimostrato. Sì, senza alcun dubbio la Ludos il primo tempo ha tenuto botta e sinceramente poteva anche passare in vantaggio, perché ha preso, se non sbaglio, sia un incrocio sia una traversa. E noi naturalmente, anche per la categoria che facciamo, abbiamo sicuramente più qualità, soprattutto in avanti, e tutto questo col passare dei minuti si è riscontrato. Però tutto sommato credo che sia stata una bellissima partita, correttissima malgrado il punteggio rotondo da parte nostra, e spero che gli amici della Ludos facciano un bel campionato, che per la prima volta si ci mettono appunto nel campionato di promozione. Per quanto riguarda il vocale invece, cosa ci aspettiamo da questo campionato? Tante squadre hanno fatto delle vere e proprie corazzate, puntano a vincere, però il vocale magari dirà la sua per divertirsi. Sì, senza alcun dubbio. Noi dobbiamo fare, purtroppo, a differenza degli altri, di necessità e virtù anche per quanto riguarda quello che si deve spendere per fare la squadra. E al di là che abbiamo un bellissimo settore giovanile che stiamo portando avanti con parsimonia, con Enzo Bevacco eccetera, però tutto questo non ci ripara da campionati che possono diventare balordi all'improvviso. E siamo reduci da un bellissimo quarto posto dell'anno scorso, e siamo vice campioni regionali con l'Under e siamo stati terzi nella lieve elite, e la dice lunga sul fatto appunto che l'anno scorso è stato un anno magico per noi. Quest'anno speriamo almeno di ripeterci, o quando niente di una salvezza, che venga fuori una salvezza per la prima squadra, si parla appunto di una salvezza tranquilla.